Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Una vasta massa d'aria gelida di origine artica si sta dirigendo proprio in queste ore verso la nostra penisola. Farà il suo ingresso dalla porta della Bora, apportando un sensibile calo delle temperature soprattutto sul comparto adriatico, accompagnato da venti gelidi e nevicate a bassa quota lungo i crinali adriatici. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 5 gennaio. Al primo mattino, poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità da nord a sud delle regioni durante la giornata, con rovesci legati alla perturbazione artica in ingresso da nord. Rovesci di pioggia anche intensi con locali grandinate. La quota neve si manterrà nella prima parte della giornata intorno ai 500-600 metri sul nord della Puglia, in drastico calo fino al piano entro sera. Anche sulla Puglia centrale e meridionale la quota neve inizialmente alta risulterà in drastico calo nella seconda parte della giornata, fino a raggiungere le pianure entro sera. Mentre sul Potentino e sulle aree più interne della Lucania, le precipitazioni nevose si estenderanno su tutti i settori a partire già dalla mattinata. In generale, le condizioni meteo risulteranno in progressivo peggioramento anche in prossimità della notte. Le temperature subiranno un drastico calo con il passare delle ore, a partire dai settori più a nord. Entro sera lo zero termico si attesterà fin quasi alla quota di pianura, con rischio di gelate quasi ovunque. I venti soffieranno con forte intensità da nord, con raffiche fino a 60-70 km/h, con rinforzi maggiori lungo le coste pugliesi e adriatiche. I mari risulteranno in burrasca. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Nunzio De Vito che ci invia lo scatto di questo albero innevato nei pressi del Pulo di Altamura. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.